Ciao, allora sì, lo so, quando mi vedete con l'acqua a caldo è un oddio, ma volevo fare qualcosa, ma non ho ancora la minima idea di che cosa, perché è finito Natale, quindi finite le decorazioni, ma io volevo una decorazione da tenere per l'inverno e quindi mi sono detta, ho questi, che sono dei pinguini deliziosi. Carinissimi e soprattutto molto invernali che ho preso su Wish, ovviamente, e 4 euro in tutto perché erano 2 euro più 2 euro di spedizione, quindi 4 euro e 1 euro l'uno, ok? E mi sono trovata con questa palla, questa qui, che è carina, era della Bottega Verde, ci ho messo un sacco a cancellare la scritta che non veniva via ed è carina e pensavo di farci qualcosa, ma ancora non ho la minima idea di cosa, quindi è tutto un crescendo. Allora, intanto bisogna vedere se entrano, sì, entrano tutti, quindi questa è la base e qui ci facciamo qualcosa. Prima cosa che pensavo è di ho frugato un attimo nei miei pacchetti di cose e ho trovato il vischio. Quindi iniziamo il vischio, sì, il vischio da metterci in fondo. Quindi pensavo di mettercene un pochino sotto, così. Ok, lo incolliamo un attimino e poi dopo vediamo. A questo punto dobbiamo metterci loro, dobbiamo decidere come metterli. Allora, direi quelli in piedi dietro, così, e poi gli altri davanti, ma iniziamo con uno. Così. Poi c'è quello che scia. Abbondo perché così fa un po' di attrito sul vischio. Ok. E poi andiamo avanti. Allora, questo davanti. Andrebbero forse un po' alzati questi qui. Ci metto un altro po' di vischio sotto a questi perché così sono più alti e si vedono meglio. Aspettate, dove l'ho messo? Qui. Ok, allora ne ho messo un po' di più nella parte dietro perché così quando vado a mettere questi davanti, ovviamente, sono un pochino più bassi e si vedono anche gli altri. Quindi andiamo avanti, però devo capire così. Ma sì, vediamo. E poi l'ultimo. Ecco qua. Ok, e adesso cosa facciamo? Ok, non è proprio la cosa più natalizia possibile, ma ho pensato che un paio di alberelli riempivano un attimo la situation. Iniziamo a vedere. Oh, dov'è la palla? Eccola qua, come viene. Ma invece di due potremmo fare, se si sposta, uno, due e mettercene un terzo per riempire il dietro. Così. Ok, allora vediamo, con la palla diventa così.
che è anche carina, però questo cordino non è che mi faccia impazzire. Ah, però poi ci resta il buco. Aspettate. Ok, allora ho voluto toglierlo senza romperlo perché non so. Magari questo lo possiamo attaccare intorno? Ecco, sì, io lo farei intorno. Proprio una palla di neve da Natale dopo. Allora, aspettate che sposto un po' di roba qua intorno perché inizia a esserci un po' troppe cose Ok, e abbiamo fatto vediamo un po' per di organizzarci. spazio. Allora, questo cordino io lo voglio mettere intorno. Quindi, misure più o meno questa. Ok, iniziamo a fermare dal centro. E lo fermiamo qui. Bene, e adesso andiamo su questo lato e su questo lato. Vediamo se è pari. Sì, quindi lo fermiamo anche qui. Ok, e stessa cosa dall'altra parte. Lo fermiamo qui. Ok. Allora, dopo lo tagliamo, però intanto volevo fare un'altra cosa perché ho trovato una cosa mentre sistemavo. La neve, che però non ho la minima idea di come sia, quindi direi di andarla ad aprire in un angolino angolino e vedere come diventa. Oh, sì! Sì, ci piace! Ecco, peccato che sugli alberi non è rimasta. Come faccio a farla rimanere sugli alberi? Tutto molto improvvisato. Beh, così è Allora, a rimasta questo almeno. punto gli ho fatto anche quattro piedini, così sta in piedi. Eccola qui. Diciamo che questa neve è un po' un fail, perché sì, si vede, ok, ma fa molta polvere anche, non so più come pulirla perché l'ho chiusa. Comunque sia. Non so se la tengo così o se ci faccio qualcos'altro, adesso vedo come fa l'effetto sulle mensola dove voglio metterla, ma comunque volevo fare qualcosa, al massimo la riapro e ci facciamo qualcos'altro sempre assieme. E basta, lasciami un commento per dirti se ti è piaciuta o ti ho tutto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!